Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio del podcast di Impara la Fotografia. Continuiamo anche oggi con il viaggio del fotografo, dove ho avuto l'occasione di intervistare Augusto Bizzi. Scopriremo che Augusto è un grandissimo fotografo sportivo, ma soprattutto un grande comunicatore. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito ad ascoltare l'intervista ad Augusto Bizzi. Bene, allora questa sera al podcast di Impara la Fotografia e nel ciclo delle interviste del viaggio di fotografo ho la fortuna e il piacere di avere Augusto Bizzi con me. Ciao Augusto, buonasera. Ciao Riccardo, buonasera a te. Ho conosciuto Augusto in un modo molto particolare. Il centro sportivo che frequento qui ad Aix-en-Provence, nello studio di una dottoressa, c'erano due bellissime foto di due schermidori, correggimi se, se non è la parola. Sì, perfetto. Che facevano un'azione e in una foto c'era tutto, c'era la geometria, c'era il movimento, c'era l'azione, e ho chiesto alla dottoressa, dico, ma chi è questo fotografo? Dice, questo è un carissimo amico mio, se vuoi contattalo, e qui siamo questa sera a contattarlo. Quindi Augusto, sì. Fotografo sportivo, fotografo ufficiale della Nazionale di Scherma, se non sbaglio. Sono un fotografo ufficiale della Federazione Mondiale di Scherma. E quindi arriviamo non solo al Nazionale, ma anche alla Federazione Mondiale. Sì, della FIE, International Federation Ice Cream, come si dice in francese. Ovviamente l'interesse per questo tipo di mestiere, insomma, è altissimo, no? Nel viaggio del fotografo certo. È un viaggio interno, però Augusto è un fotografo che viaggia invece, no? Circa 300 giorni l'anno per lavoro, poi gli altri 20-25 per vacanza con la famiglia, e una ventina di giorni, 25, mi fermo anche a casa. Le compagnie aeree sicuramente ti riconoscono, no? Ti fanno sì. Regali no, ma ogni tanto qualche upper class capita. Bene, allora la prima domanda, diciamo, veramente di curiosità tecnica, è come si arriva a diventare fotografi mondiali? Quindi Augusto, dici un po' come si fa. Ma senti, come si fa? Non lo so. Io mi sono sempre impegnato come se fosse il primo giorno. Ovviamente, ripercorrendo poi a distanza i lavori, vedi che c'è stata una progressione, una coscienza nel lavoro, un rispettare le tue idee, i tuoi principi, seguire i sogni che avevi, i progetti che ti sei posto, metterti in discussione, tutto questo mix di vari componenti fa sì che una mattina ti svegli e magari sei da qualche altra parte rispetto a 20 anni prima. Però ci si arriva gradualmente, cioè almeno il mio percorso è stato graduale. Io ho iniziato molto presto e diciamo che me la sono sempre cavata abbastanza bene. Molti mi accusano di avere la fortuna di avere talento. Sicuramente negli anni poi ho scoperto che a me le cose vengono spesso facilmente rispetto ad altri, però è anche vero che perché c'è una cultura di quello che vado a fotografare, c'è una passione sfrenata, una voglia quasi di progettare tutto prima e quel giorno lì ricambiarlo completamente, ma con una conoscenza della cosa che avevo progettato, quindi certo. Una variazione in corso del progetto, dell'idea per quello che sta succedendo, un po' come può sembrare banale, però un po' come, o forse anche un po' azzardato, un po' come un medico che apre per un tipo di intervento e poi ci sono tutta una serie di complicazioni non previste in quell'intervento e si trasforma sempre in un intervento, ma diversamente a quello che lui aveva pensato. Qui mi fai venire in mente subito una domanda che solitamente faccio un po' più in là nelle interviste, però vedo che stiamo toccando questo argomento e quindi lo tocchiamo subito. Si sente che c'è una passione e come dici te è una cosa che fai veramente con piacere. Sei appassionato di scherma o di sport? Perché se... Io sono appassionato di sport sin da quando ero piccolo ed ero un grandissimo conoscitore di tutti gli sport, di tutti i campioni, di tutte le regole dei vari sport. Poi negli anni, per una serie di vicissitudini, ho cambiato sport, ho seguito il calcio, sono arrivato alla scherma intorno al 2008
E lì ho conosciuto uno sport che ad oggi, se dovessi consigliarlo a qualsiasi famiglia per il proprio figlio, glielo consiglierei, che è la scherma. E dopodiché adesso la scherma è la mia seconda famiglia, tutta, cioè non abbiamo, io lavoro per 11 federazioni, per la federazione mondiale, però io ho la sensazione di stare a casa, cioè conosco tutti, anche se cambiano le armi, cambiano le persone, cambiano le città, però la scherma ha qualcosa di magico secondo me rispetto agli altri sport. Perché... questo è il mio personalissimo punto di vista, però tuttora quando faccio le Olimpiadi e torno a fare un po' di nuoto o mi capita di fare delle finali di atletica, il divertimento e il piacere è lo stesso. Nella scherma c'è la parte affettiva, che ormai non sono 12 anni che vivo quotidianamente accanto a questo sport e mi ha preso, ecco. E quindi, perché io diciamo ho elaborato nelle mie idee che chi eccelle nel campo fotografico non eccelle solo nella tecnica, ma ha una forte passione per quello che fotografa. Io sono un appassionato di musica, magari non riuscirei nello stesso modo come la stessa qualità con il quale tu fai le fotografie, perché non ho lo stesso amore per il soggetto, no? E quindi sì, secondo me qua dipende, perché poi allora io veramente la scherma c'ho un rapporto tutto particolare, però essendo un professionista, quando mi chiamano per altri lavori ovviamente vado, e lì entra l'amore per la fotografia e la voglia quasi di sfidarti, la voglia di scoprire, abbinando anche a determinati lavori esperienze in altri settori sempre fotografici, per costruire un qualcosa con un occhio diverso. A volte quando parlo con i miei collaboratori, io ho 6 collaboratori sparsi in tutto il mondo e facciamo riunioni, ci vediamo a grandi eventi, io le dico sempre: se tutti i fotografi presenti vanno in un angolo a fare la foto, prova ad andare in un altro, è una scommessa, ok? Però puoi fare quella foto che gli altri non hanno. Gli altri ne fanno, immagino. È una Questo stessa... è sempre stato il mio pensiero, ecco, quando vado a lavorare. Poi ci sono situazioni per cui è ovvio che se devi fare un podio, devi stare davanti al podio, non puoi stare dietro, se hai bisogno del medagliato e tutto. Però se puoi... perché non hai quell'obbligo, perché il committente non è una federazione, non è uno sponsor, ma è una cosa un po' più magari artistica che ti puoi gestire diversamente, non hai bisogno della cronaca, ma puoi sbizzarrirti in certi punti, magari provi la foto a podio di lato, a 90 gradi, con 100 fotografi davanti. Certo, e questa è un'altra cosa molto interessante, perché io da fotografo, diciamo solo per passione, quindi non per lavoro, ogni volta che esco e fotografo cerco sempre l'aspetto artistico, non ho un committente, no? Certo. Non ho una persona che mi chiede di fare assolutamente le foto del podio, e quindi vado sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, pure se lo perdo non è un problema. Certo. Come coniughi la tua voglia di artista con la voglia di portare effettivamente le fotografie al giornale o a chi ti ha chiesto di fotografare l'evento? Ovviamente io lavorando per le federazioni principalmente, poi lavoro anche per degli sponsor, però diciamo il lavoro di massima è per le federazioni, e dalla federazione la mia foto va a finire a tutti i giornali come ufficio stampa e agli uffici marketing, dove sono abbinati spesso anche i social e vengono usati. Quindi io devo essere certo di essere in grado di garantire il prodotto che mi viene richiesto e quindi che si veda il marchio, che ci sia la cronaca dell'evento. Poi mentre sei lì spesso ti nasce l'idea di riuscire a inserire il marchio nella foto artistica, ed ecco lì che magari i tuoi clienti sono più contenti, perché dai una visibilità al marchio non scontata. Certo. Al tempo stesso però lo fai stando sul luogo di gara. Io adesso ti parlo di un palazzetto, che ci può essere la scherma, ci può essere qualsiasi altra cosa, anche del nuoto, magari passa un fascio di luce da una finestra e allora aspetti che quel nuotatore passi dalla corsia 3 e dove in quel momento passa il fascio di luce, e sai benissimo che cambia tutta l'esposizione, perché è un fascio di luce diretto, e quindi che ne so,
chiudi il massimo diaframma, alzi i tempi e prendi, fai diventare la piscina quasi completamente buia e solo lui illuminato dallo spot e della luce del sole che passa dalla finestra. Ti ho fatto un esempio qualsiasi, sì, sì, sì. Però questo lo vedi quando sei sul posto. Ecco quello che ti dicevo del chirurgo che sta operando e che magari decide di fare un bypass invece di un altro, ok? Perché mentre sei lì decidi come sviluppare l'idea, ti nasce osservando, perché io scatto anche tutti i giorni mentre sono a casa, mentre sono in viaggio, mentre sono a mangiare, osservando il tavolo accanto. L'occhio del fotografo alla fine vive una realtà diversa da quello che vive la persona normale. Cioè io sono uno che scatta 5-6 mila foto a weekend, è naturale che per me è tutto uno scatto, è tutto un osservare, tutto andare a vedere dentro quello che c'è. A volte io osservo due persone a tavola che parlano e dentro di me scatto e ci costruisco una storia e non so chi sono, non so se sono fidanzati, amanti, amici, però io ce la vedo. Certo, e questo è un po' il riassunto, no, di quello che io dico al gruppo, che quando il fotografo più fotografa e più cerca la bellezza da fotografare, ma sì, più la trova e più la riesce a riconoscere dopo. È certo, perché è un allenamento. Io a volte mi divertivo quando avevo il bambino più piccolo, adesso ho 22 anni, studio ingegneria, però andando in giro le dicevo: guarda, adesso succede questo, se lo immortali adesso sembra questo, e invece è un'altra cosa. Quando mi è capitato di fare degli esercizi, a volte io raramente faccio corsi di fotografia, mi piace più farli se ho tempo per i bambini all'elementare, alle medie, dove la capacità di apprendimento è molto più, è diversa, è molto più pronta ad assorbire determinati concetti più che alla realizzazione della foto. Quindi magari sul riflesso di una lampada, di un lampadario basso, e gli mostro che se te osservi il vetro di riflesso di un oggetto, se te con lo sguardo passi, quindi la messa a fuoco, passi sulla parte interna della lampada, vedi una luce, e sono due cose completamente diverse, e te sei sempre lì a un metro dalla lampada, però sono due visioni completamente diverse di una stessa situazione. E questo secondo me è il motivo per il quale io sono affascinatissimo dal mondo della fotografia, perché apre un mondo, apre diversi mondi uno dentro l'altro in base semplicemente alla concentrazione che mettiamo nel guardare le cose, no? A quello che vuoi comunicare, che te vedi. Perché il problema, cioè, allora, la fotografia, io mi arrabbio a volte, non mi arrabbio, però trovo sbagliato quando alcuni siti, giornali, pubblicano foto completamente errate, o fatte, non importa se fatte con il cellulare o fatte con una macchina, ma foto tecnicamente proprio sfocata o proprio l'oggetto, che non parlo di disegno grafico della pagina per cui ti possano tagliare un piede, perché il disegnatore della pagina c'è la mattina e decide che la foto sarà grande questa dimensione, la foto poi del giorno che racconta il momento è fatta in un'altra maniera e quindi puoi tagliare una parte, ti ripeto, un piede o un braccio alzato, magari tagli la mano, ma quello sono esigenze lavorative da parte di tutti, nel senso il grafico ha disegnato questa pagina, questi sono gli spazi, i tempi sono brevi, si usa questa. Ma se te me la metti sfocata, ecco lì mi arrabbio come se su un giornale tu leggessi un italiano scorretto, un uso errato dei verbi, perché non c'è fase artistica, c'è errore. E siccome la fotografia è comunicazione e il fotografo sta lì delle ore a volte per portare a casa un risultato, che è un risultato che comunica, se te non hai capito e appunto metti una foto sfocata o come impaginatore o butti qualcosa a caso tanto per metterla e magari parli di sciabola e metti una foto del fioretto, è come parlare di calcio e metti una foto di basket,
cioè, sì, uguale, sì. Ecco, io queste sono le cose che, ti ripeto, non mi arrabbio più per niente in vita mia, però queste sono le cose che ti infastidiscono lì per lì osservandole, dura un secondo il fastidio, però dici ma come, ma perché la gente non connette il cervello quando lavora? Perché te sei talmente connesso sempre a qualsiasi velocità. Io quando a volte appunto parlo con i ragazzi gli dico: voi potete fotografare tutto, tutto, non c'è bisogno di una sala posa, di una supermodella, di un'olimpiade, no, la fotografia è dovunque, allenatevi sul dovunque, poi a un certo punto arriverete a fare la finale di Bolt dei 100 metri all'Olimpiadi, ma non ve ne sarete accorti. Questa è una cosa, sarà un crescendo continuamente, perché voi state andando a cercare appunto un qualcosa sempre di superiore, ma non di superiore di, per l'immagine vostra, per far vedere che siete un Olimpiadi, no, voi state andando a cercare quello che volete raccontare, perché una finale di 100 metri si può raccontare in mille maniere. Mm-hmm. A volte è più facile raccontare il 110° metro, quando lui finisce esulta, o l'abbraccio o l'abbraccio con la mamma al 135° metro. Cioè questo è raccontare, fotografare. E io a volte, come tutti, no? ci piace guardare, e io dico anche copiare ad altri, da qualsiasi livello siano gli altri, perché l'idea ti nasce osservando anche i colleghi. E, certo. E io cerco sempre di osservare quelli che non fanno sport, ma non perché quello che non fa sport nel mio campo ti può dare un'idea da applicare allo sport. Se te invece rubi già un'idea da uno sport e lo porti a un altro sport, alla fine è una cosa già vista, già scontata. E qui io ti faccio una domanda personale. Ho letto un'intervista e diceva che avresti voluto essere un reporter di guerra, no? Sì, sì, sì. Ti sei documentato, eh? Come se, io sono tuttora. Molto curioso, sono molto curioso. E mi piace vedere come le influenze, le differenti influenze poi vanno a creare l'unicità. E secondo me, ecco, da quello che tu stai dicendo, c'è un'unicità che effettivamente poi porta all'eccellenza di quello che fai giorno dopo giorno. Io non sono uno che guarda mai televisione, niente, che lavoro sempre, anche quando sono a casa. Però in questi giorni, ovviamente, ora sono 45 giorni che sono a casa, mi sono permesso di guardare Il sale e la terra, sicuramente l'avrei visto, sì, il film di Salgado, sì, sì. Ecco, e lì mi era venuta voglia, cioè la voglia di fotografare la guerra, ma non è la guerra, ne parlavo con mia moglie, adesso io ho 53 anni, quasi 54, soffro di asma da quando forte, da quando sono nato, quindi ho una vita abbastanza attenta a tante cose. Se io non avessi avuto famiglia in questi giorni, per cui un danno a me stessa è un danno alla famiglia, certo. E io me ne sarei messo la mascherina e avrei vissuto negli ospedali, perché in questo momento te hai veramente, cioè puoi raccontare al mondo quello che veramente accade, sì. E non c'è bisogno di avere l'occhio del professionista, cioè è ovvio che questo ti aiuta, ma se te pensi all'infermiera sdraiata sulla tastiera, questa è una foto col cellulare, ma questo c'ha occhio naturale, sì, ok, ma ce l'ha perché sta vivendo quel momento. E quando vai a fare il fotografo di guerra, che poi ho visto per molti che lo sono stati, hanno portato danni per tutta la vita, nel senso sono arrivati a dei momenti in cui non riuscivano più a dormire la notte, avevano gli incubi anche 20 anni dopo, perché vedi cose talmente strazianti che ti condizionano, ma in quel momento le vedi attraverso un oculare, quindi è come se tu avessi un distacco affettivo momentaneo, mm-hmm, da quello che sta accadendo, però al tempo stesso senti come la necessità di dimostrarlo all'arte, perché la foto, certo, a differenza di quello che può essere una fake news, è poco fake, cioè, mm-hmm, la foto è foto, se c'è una lettura di una situazione stra evidente, quella è
E non c'è, io avevo colleghi molto bravi giornalisti che mi dicevano: ma io prima di iniziare a imbastire l'articolo aspetto la tua foto, perché dalla tua foto mi nasce una visione anche della gara stessa, di quello che è accaduto, per cui mi è più facile poi lavorare. Cioè, se io devo scrivere senza vedere la foto, ci metto molto di più che aspettare la foto e poi butto giù il pezzo molto più velocemente. Perché credo che la fotografia in questo modo riesca a trasmettere l'emozione, no? Uno vede la foto, si immedesima nella situazione. Lo sta dimostrando Instagram. Cioè, Instagram campa di immagini. Certo. Ok, poi è vero che un'ora dopo quell'immagine è morta, un giorno dopo è morta, ok, a differenza di prima. Però adesso campiamo di immagini. È tutto è basato sulle immagini. Non c'è un post che non abbia un'immagine allegata. Quindi l'immagine è comunicazione, il fotografare è comunicazione. Comunicare. Se la gente non vede, non percepisce. Ed è stata anche una cosa, da un certo punto di vista, il mondo va in una certa maniera. Io dico sempre, non possiamo pensarlo di modificarlo. Quando io avevo 30 anni è arrivato il digitale, mi è arrivato in un periodo perfetto, la mente era ancora bella fresca, pronta a aver voglia di cambiare tutto. Colleghi molto più bravi, ma molto più su, magari con l'età, usavano pellicola, sono rimasti indietro e hanno perso il loro potere, diciamo, professionale, contrattuale, va bene? Certo. Adesso ci saranno dei nuovi cambiamenti e le devi seguire, non puoi dire ma era meglio la reflex rispetto alla mirrorless. In questo momento io sto usando tutto reflex, però e secondo me e adesso è migliore ancora la reflex della mirrorless, ma se le grandi marchi smetteranno per una questione di mercato di costruirle e costruiranno solo mirrorless, ti dovrai adattare. Certo. Okay? E questo è successo uguale con la fotografia e la stampa. Adesso la gente guarda i social, legge i titoli e praticamente guarda la foto. Ed è male perché non approfondisce, poi magari non legge tutto l'articolo, che invece sarebbe importante. Però questa è la società, sono certo, i tempi tecnici. Stiamo andando verso una comunicazione molto più veloce e l'immagine effettivamente è molto più veloce rispetto a un testo perché scritto. Perché chi crea i post spesso di un video, anche grandi aziende, non le fa mai perché sanno che più di un minuto l'attenzione umana nei tempi moderni o è un film o è qualcosa di eccezionale, altrimenti non te lo segue. Ma io mi divertivo da quando ero più giovane a guardare i primi videoclip di video music e le immagini, alla fine cos'è un videoclip? O tuttora un video di un minuto, non sono altro che fotografie mandate in maniera veloce. E quando ti vedi che in 15 secondi un video pre-telegiornale di una pubblicità di una grande azienda cambia in 15 secondi 15 inquadrature, ti ha messo 15 fotografie. Sì. Con un leggero movimento. È vero, è vero. Facevo caso anch'io a questa cosa qua, negli spot, nei mini spot c'è una velocità di cambio delle inquadrature incredibile. E certo. Effettivamente non avevo mai pensato che potessero essere delle fotografie in movimento, però è vero. Sono fotografie di un secondo. Sì. Ok. Perché? Perché ti serve dare il movimento alla ruota della macchina. Certo. E allora ti serve o far vedere che il biscotto cade nella tazza del caffè. E allora hai bisogno del movimento, altrimenti sono fotografie. Bene, Augusto, allora vorrei fare un po' il viaggio del fotografo insieme a te, perché chi ci segue, chi mi segue solitamente sono delle persone che stanno iniziando, comunque sono amatori, quindi stanno partendo nel suo viaggio. Io la prima domanda su questo viaggio vorrei farti: come hai iniziato? Qual è stato il tuo primo approccio con la macchina fotografica? Allora, il primo approccio è stata una macchina compatta, una Ricoh di mia sorella, perché io sono sempre stato amante dello sport, non ho mai potuto farlo, e quindi
ho cercato di avvicinarmi allo sport con la macchina fotografica per rivivere, diciamo, le emozioni che vedevo nella televisione in bianco e nero all'epoca dal vero, il più vicino possibile. E quindi mi ricordo che proprio a livello di fotografia in genere io ho fatto il nautico, e quindi approfittavo della macchina fotografica, la scuola era proprio di fronte a un cantiere navale e fotografavo i vari quando capitavano. E poi ovviamente quando c'era la gita di classe, queste cose qua, già intorno a 14-15 anni avevo questa forte passione. È ovvio che i costi a quei tempi erano completamente diversi da quelli di adesso, adesso puoi scattare quanto vuoi col cellulare. A quei tempi scattavi un rotolino da 36, se lo sapevi mettere bene ce ne potevi fare 39-40, e poi avevi da vedere se erano venute bene e da vedere il costo quando andavi a ritirarli dal fotografo. E così, diciamo, è stato l'inizio. Poi verso 17-18 anni ho fatto per la prima volta e intrufolato in mezzo in maniera quasi illegale un meeting di atletica leggera qua vicino da me a Tirrenia, dove c'era ancora Menea che gareggiava e Sara Simeoni, che a distanza di tanti anni poi gli ho fatto vedere la foto, che per me ovviamente vedendo le televisioni erano miti. E poi da lì è iniziato un percorso autodidatta. A quei tempi ti compravi la rivista in edicola, che puoi farlo tuttora, e mi divertivo a leggere le interviste appunto ai fotografi professionisti, che poi mi è capitato sulle stesse riviste di andarci a me e mi veniva da ridere pensando che 30 anni prima io le stesse tipi di interviste le leggevo con occhi spalancati. Ecco, però ecco il fatto, si ritorna a quello che ti dicevo prima, che una mattina ti svegli e ti rendi conto che è cambiato tutto. E da lì poi niente, ho fatto delle gare, seguivo gli sport dove potevo, ovviamente investendo di tasca mia, e fui chiamato da Motosprint dopo che presero dei miei rotolini perché il loro fotografo non era arrivato a una gara di sand cross, si chiamava, che era motocross su spiaggia, e arrivai nel gruppo, diciamo, di Motosprint. Ovviamente seguivo il motocross, 7-8 eventi, mi chiamarono subito, non mai come dipendente, sempre come collaboratore esterno. Da lì poi a Livorno andava molto forte il basket, avevamo due squadre in Serie A, sì, e siccome Super Basket era lo stesso gruppo del Guerri Sportivo, praticamente passai del gruppo sempre di Motosprint, passai poi a Super Basket e ci ho lavorato per molti anni. Da lì appunto seguivo anche le coppe, insomma lavoravo tutti i giorni tranquillamente. Poi in Toscana c'erano diverse realtà in Serie A, quindi anche durante la settimana c'era da fare il servizio all'atleta appena che aveva firmato il contratto nuovo, al cambio d'allenatore, come tutte le cose classiche. Poi ho fatto una volta, dimmi pure. Oh, questo percorso ovviamente sembra, quando raccontiamo un percorso io faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Quando raccontiamo un percorso solitamente raccontiamo sempre le cose positive, certo. Però io sono curioso anche di sapere, perché in ogni viaggio il percorso non è mai inizio da qui e arrivo alla fine e tutto va bene, ci sono dei momenti che ci hanno fatto un po' soffrire o sono stati difficili. E a me interessa moltissimo questa parte, perché secondo me è il consiglio che possiamo dare e che cerco anch'io durante le mie interviste, per capire come si possono risolvere questi momenti. C'è un momento nel quale hai avuto veramente una crisi o un momento di difficoltà forte, e come sei andato avanti? Allora, assolutamente. La prima volta è stato, lavoravo per un giornaletto locale, e che seguivo allo sport, però siamo proprio all'inizio, e ovviamente ti investi, compri attrezzatura, questo giornaletto andava, non andava, come tutte le prime esperienze. A un certo punto mi rendo conto che economicamente si dava fatica a investire per avere un certo tipo di attrezzatura. Io avevo le Pentax M Super e arrivare, diciamo, a levarci uno stipendio.
E quindi, presi un po' testa matta, dissi ok, vado a vendere tutto. Incontrai un giornalista mentre stavo decidendo questa cosa e mi disse: no, ma cosa fai? Ma te sei bravo, ma te non ti rendi conto, devi insistere. E così è stato. E ogni tanto lo rincontro, ora è molto anziano, e dentro di me, perché dico probabilmente lui non se lo ricorda nemmeno, però io mi ricordo anche il punto della strada dove questo è avvenuto, e qua a Livorno, e devo dire grazie a lui, che forse non l'ho nemmeno mai detto, e che lui mi ha dato quella fiducia per continuare. E poi niente, ci sono dei momenti in cui uno dei problemi più grossi dei fotografi credo sia quello di non vedere gli altri, di credere sempre di essere il migliore, di fare le foto più belle, e quelle degli altri fanno sempre schifo. In quel momento, e magari io avevo 22-23 anni, stavo andando a una velocità pazzesca, devo dire la verità, e però ho trovato qualcuno che ha detto: come è giusto che sia, ma non sei nessuno ancora, e ci sono persone davanti a te che hanno più esperienza, che hanno tutto, è giusto che a quell'evento vadino loro. E io ho preso in un raptus da buon livornese puro sangue, mandai tutti a cagare e dopodiché, diciamo, ci ho messo un po' a rientrare nel giro, perché si era sparsa la voce del mio carattere un po' più focoso, ecco. Super interessante queste cose, perché tendiamo sempre a raccontare i successi, però i successi, certo, non arrivano mai senza qualcosa dietro, no? No, io te l'ho raccontata veramente come è andata. Secondo me può essere sicuramente di ispirazione ai tanti che vogliono fare questa cosa, che vogliono intraprendere questo mestiere, o magari lo fanno per passione, però incappano nelle stesse difficoltà, perché è successo, certo, anche a me come fotoamatore, di sentirmi dire: vai, ma lascia perdere, non c'ha senso, oppure di non vedere. Un'altra cosa, secondo me, molto difficile per chi vuole fare questo mestiere, è non vedere una fine o un risultato, no? Cioè, sto lavorando, ma quando arriva il risultato? Perché sono due percorsi diversi. Il problema della fotografia, come forse anche del passaggio, questo l'ho capito frequentando gli sport, da, diciamo, giovane sportivo talentuoso di quello sport che ti diverte a farlo, che non percepisci ancora soldi, però giri il mondo, sì, a diventare un professionista. Sono proprio è un passaggio importante, che se uno non lo fa mentalmente non capisce, e quindi si perde, perché ti puoi fare le più belle foto del mondo, ma se non hanno mercato non servono a nessuno, servono per farti posta in casa te, certo, no? Mentre se vuoi fare il professionista devi realizzare immagini che abbiano un mercato, che interessino a qualcuno, altrimenti non c'è motivo. Io sono uno dei fotografi, per esempio, che l'altro è un operatore video, quindi diciamo sono il fotografo di Kinder più Sport per la Ferrero, di tutti i progetti che hanno, e sono 10 anni che lavoro con loro. Loro mi dicono: quello che te riesci a darci sotto il profilo emozionale per il progetto che abbiamo noi, per il quale non c'è bisogno che si veda il marchio. Cioè, adesso siamo al momento in cui se te fai una foto con il marchio può infastidire, sì, perché può sembrare pubblicità occulta, sì, ok? Quindi te devi dare quel valore al claim, no? Alla parola, alla frase che identifica il progetto. Allora a quel momento per me mi servite come fotografo, e sei unico, può venire un altro con un altro prezzo, ma non mi dà quello che io sto cercando. Mentre se te non riesci a darglielo, allora rischi di perderlo. Però io, i miei clienti, tanti sono più di 10 anni che lavorano con me, o io con loro. Perché? Perché c'è abbinamento e voglia di capire anche il progetto dell'azienda, quali sono le cose, certo. Perché se te pensi solo, ti ripeto, a fare la foto bella, è fine a se stessa. La foto deve essere bella contestualizzata dove verrà inserita. Te fai parte di un progetto, se lavori con un team,
Quindi l'addetto al marketing, l'addetto stampa, sono persone con cui ti devi relazionare. Questa è una cosa molto interessante, è la prima volta che tocchiamo questo argomento nella serie dei podcast, è questo, proprio questo spirito di comunicazione, no? Di voler trasmettere qualche cosa, e la domanda che mi viene quindi è: come si entra all'interno di questa comunicazione che si vuol dare? Te hai detto che si parla, si sta all'interno di un team, si lavora con un'azienda, cioè bisogna avere, immagino, un tempo nel quale studiamo quello che dobbiamo, certo, che dobbiamo non dire. Solo, ma diciamo, per arrivarci te devi, come in tutte le cose, cercare dei contatti con delle persone per cui, che lavorano in queste aziende o che è conosciuto sul terreno per altri motivi. Faccio un esempio: ho conosciuto persone durante il mio percorso professionale che poi hanno cambiato ruolo, sono andati in un altro ruolo e mi hanno chiamato nel suo team. Mm-hmm. Io ce n'avevo uno che, allora posso fare nomi e cognomi, ma di un'azienda importantissima, che io l'ho conosciuto, era un ragazzetto all'interno di un giornale, e che io normalmente lo aiutavo non tanto fotograficamente, tanto come aiuto di zio a fargli capire, diciamo, a persona più grande di lui, a fargli capire determinate dinamiche del lavoro. Quando lui, perché aveva talento, velocemente è arrivato a una grande azienda responsabile della comunicazione, la prima cosa che ha detto Augusto: io ho da gestire 45 eventi l'anno, di cui 12 mondiali, nei 12 mondiali ti voglio nella squadra. Perché? Perché sapeva quello che, come sono io, cioè io vendevo anche me stesso insieme alle mie immagini, la certo. Mia professionalità è completa, perché ti ripeto, se te vai a un evento, puoi essere il più grande talento del mondo, ma arriva il presidente del CIO e lo mandi a cagare, è ovvio che no, oppure ti vesti in maniera non adeguata alla serata di gala che deve andare a fotografare, perché fa parte anche la serata di gala dell'evento sportivo, è ovvio che sì, è bravo, ma non è adatto all'ambiente. Cioè, è tutto un mix, un micro mix di cose, per cui la somma di questi piccoli mix fa sì che ti raggiungi un certo livello. Prima di tutto il sapersi comportare, relazionare con le persone e capire, quando parli con loro, se c'è affinità. Cioè, se io vedo questa cosa in una determinata maniera e loro lavorano per un'altra azienda, ma può capitare che si parla a cena a tavola, cioè, e te c'hai una tua idea, un tuo progetto, e questo piace, mm-hmm. E ci sta che quelli ci investano. Certo. Però, ti ripeto, devi fare delle immagini che hanno un senso. Ecco perché io ti dicevo, a me mi sarebbe piaciuto andare in questi giorni a fotografare il coronavirus negli ospedali. Perché poi queste immagini le potevi fare uso dei social, ne possano fare un libro, ci possano fare tutto. Ci puoi fare la pubblicità della casa, dell'ospedale per cui sta lavorando, le casse farmaceutiche possano usarla come spot, invece di usare il marchio della casa farmaceutica, certo. Puoi usare le immagini del dottore, noi siamo vicini a loro da 30 anni, produciamo medicine per non arrivare mai a questo punto. Ecco, interessante. Cioè, certo. No, questo è quello che è l'uso dell'immagine nel mercato moderno, e ci arrivi leggendo i libri, guardando le riviste, capendo dove va il mercato, perché ti ripeto, rispetto a 30 anni fa, dove io fotografavo basket e chiedevamo magari a determinate aziende di ingrandirci il marchio sul pantaloncino, sulla maglietta, per vederlo meglio nelle fotografie, per farlo vedere meglio sui giornali, adesso siamo al punto di non vedere il marchio. Sì, però riconosciamo che quel marchio è presente in questa storia, e quindi ci associamo più alla storia che al marchio. Io lavoro per Procter & Gamble, non so se la conosci, è la più grande azienda al mondo, e loro, io lavoro con loro principalmente, seguo 4-5 progetti, ma quello più importante, ormai sono 12 anni, è Grazie di Cuore Mamma. Grazie di Cuore Mamma l'avrai visto su YouTube, nelle pubblicità in televisione, è il percorso che fa la mamma
con un atleta testimonial, un grandissimo campione di solito, prima delle Olimpiadi, come ci è arrivato, lavandogli i pantaloncini da piccolo, abbracciandolo, senza mai vedere i vari marchi che appartengono al gruppo Procter & Gamble. Queste emozioni, che sono in un video di un minuto, due minuti, costruite ad hoc, con immagini anche non reali, cioè nel senso ricostruite dopo, e fa sì che tutte le persone si commuovano. Vanno a vedere su YouTube, metti grazie di cuore mamma, le vedi. Quando io sono alle Olimpiadi e devo seguire questo progetto, o anche il pre-olimpico, io mi baso su questi valori, cioè l'abbraccio della mamma, oppure la mamma che mette la pasta nel tavolo sul piatto del campione, è l'amore della mamma, perché il bimbo torna dall'allenamento, bimbo campione, da noi a Livorno siamo tutti bimbi fino a 70 anni, ecco, e non c'è, perché la pasta non appartiene a Procter & Gamble, però ti dà quel senso dell'attenzione che ti dà la mamma. E mi viene in mente anche che io posso immedesimarmi, nonostante non sia un campione olimpico, però mia madre, quando mi fa la pasta o il caffè, è un'emozione che sento, e quindi mi immedesimo anche nella pubblicità, certo. Bravo, capito? E di conseguenza non te ne accorgi, ma entri in questa sfera emotiva, per cui quando vai sullo scaffale del supermercato e vedi il logo, ti ricordi la pubblicità e lo prendi, ma lo fai a livello subconscio, ma questo ormai è il lavoro che c'è dietro, altrimenti non darebbero le lauree, dico io, in marketing, cioè c'è gente che ci studia giorno e notte, il motivo ci sarà. No, è un mondo super affascinante. Augusto, io ho altre due barra tre domande. Una domanda molto importante, secondo me. La prima domanda importante: il coronavirus ovviamente ha fermato tutto, ha fermato anche le Olimpiadi in Giappone. Sì. Che cosa succede? Come ti stavi preparando e cosa sta succedendo in questo momento, allora, per questo tipo di evento? Allora, per un'Olimpiadi ti prepari, anche, sembra una cavolata, ma come fotografo anche fisicamente, perché te deve arrivare, non ti dico che fai 100 metri in 10 netti, ma deve arrivare con un peso forma decoroso, perché specialmente quando sono sia quelle invernali che quelle estive, le estive perché fa molto caldo, le invernali perché sei molto carico di abbigliamento, quindi devi essere abbastanza in forma, e devi essere uno che non ha problemi a dormire poco, perché devi partire da casa per quel periodo con meno problemi possibili, perché quando sei lì lavori 16-17 ore, anche 20 ore al giorno, e se c'è un problema la testa non è sul luogo di lavoro. E poi, per quanto riguarda specialmente il mio lavoro, si tratta appunto prima di firmare tutti i contratti con le varie aziende e poi di fare un percorso di avvicinamento anche fotografico con queste aziende o queste federazioni in ottica evento. Quindi inizia a dire chi si è qualificato per il fioretto, questi per la sciabola, e inizia a creare delle mini cartelle tua con tutte le foto dell'anno di questi campioni, in modo che alla prima richiesta sei più veloce a distribuirle. Mm-hmm. O addirittura puoi suggerire, per esempio, mi ricordo prima di Rio, comprai 5-6 bandiere del Brasile, e ogni volta che uno si qualificava li facevo uno scatto banalissimo, però con la bandiera brasiliana, ed era automaticamente un timbro. Era una foto che identificava la qualifica, veniva usata principalmente da noi a Losanna, dalla Federazione Internazionale, e poi veniva usata puntualmente dai vari giornali locali, perché venivano distribuite ovviamente a tutti gratuitamente per uso media, e quella era la foto, cioè, perché se uno va all'Olimpiadi non c'è cosa migliore di fargli una foto con la bandiera. Sicuramente è come hai detto te, è un timbro, cioè arriva subito l'immagine. Bravo, ecco, quindi ti iniziavi a preparare, a studiare qualcosa che potesse. Avevo un programma, uno shooting con un atleta, per un grosso marchio, che anche lui non voleva mostrare il suo marchio, perché poi qui si entra nella questione della carta olimpica, per cui determinato periodo pre-post olimpico non si possono fare foto
commerciali con i cerchi olimpici, e quindi avevo studiato un'idea che ora non la sto a raccontare se non me la copiano per cui si sarebbe fatto tutta una serie di scatti giapponesi senza vedere mai la bandiera del Giappone e senza mai doversi recare fino a laggiù, ecco. E quindi studi, prepari, questo è il percorso. Ovviamente l'attrezzatura deve essere al top, meglio comprare un paio di pezzi, cambiarli se pensi che laggiù qualcuno si è stancato troppo, e insomma, e più ovviamente c'è l'assistenza io uso Nikon, quindi laggiù sono coperto sotto ogni punto di vista, però io preferisco sempre, comunque, anche se posso avere qualsiasi tipo di attrezzatura lì sul posto, portarmi le mie da casa, perché le conosco i rumori, ho tutti i miei settaggi già fatti prima, e le altre devono essere muletti di riserva se c'è un problema, ovviamente so dove andare e come rimediarlo, però non hai voglia, perché per esempio il luogo di gara di scherma di Tokyo, della scherma, è circa un'ora dall'NPC, il main presenter, dove di solito c'è il centro assistenza, quindi per me dover andare laggiù per cambiare una macchina o per fare qualcosa mi rovina mezza giornata, una perdita di tempo, e non me lo posso permettere, ok, dovrei farlo di notte, e quindi più cerchi sempre appunto di partire con le macchine che siano state ben controllate, con le lenti che siano ben strinte, che funzionino bene. Facci sognare un pochettino, qual è il tuo top stesso di gamma di materiale? Io ho tutto di 5, ovviamente, in teoria sto aspettando la di 6 a giorni, ma mi hanno detto che è rimandata di un altro mese la consegna per ovvi motivi, perché la roba non può viaggiare adesso. Però io ho le mie di 5, le mie ottiche che vanno dal 14 mm, anzi ho il 10 anche manuale, però dal 14 mm al 400. E poi dipende, stesso discorso, quello che devi fare, come, perché. E avevi abordato anche, hai detto computer, è un'altra domanda che mi ero fatto io mentre guardavo un po' di fotografie su internet. Fai le foto, poi scarichi tutto sul tuo computer? Sì, archivi, io sono... No, io diciamo, nella scherma ho inventato questo giochino una decina d'anni fa, per qualcuno ero un folle perché mettevo le immagini su internet, però era quello di raccontare, cioè cos'è che mancava alla scherma, secondo me, a differenza di altri sport, era una certa visibilità. Sì. E siccome la gara di scherma dura 12 ore, non è che può starci una diretta televisiva per 12 ore, quindi magari il collegamento viene fatto per le semifinali e le finali, e quindi si parla di 4 atleti. E gli altri 180 non esistono. Allora io ho pensato di creare, insieme all'addetto al marketing e social media manager della Federazione Italiana Scherma, perché io ho iniziato ovviamente prima dall'Italia, che si chiama Alessandro Noto, e abbiamo pensato di costruire un album tutto il giorno che mostra tutti quelli che sono le persone che fanno parte di una gara di scherma, sia gli atleti, gli arbitri, e caricare questo in tempo reale. Cioè io scatto, scarico, carico. Cioè scarico la scheda, carico su Facebook, scarico la scheda, carico su Facebook. E questo ha fatto sì che, diciamo, si è creato questo sistema di... Aspetta che devo cambiare stanza, ecco. Mi senti? Sì. E si è creato questa attenzione da tutto il mondo schermistico nel seguire gli album, e siamo diventati come uno stadio mobile, perché facendo così tutti ti possono seguire la gara sui social, certo. E te vedi il tuo atleta, non solo, ognuno di queste federazioni può prendere la foto, locali, quindi invece di avere una foto su Gazzetta con 100.000 persone che te la guardavano, te avevi 50 foto, 100 foto di tutti gli atleti della gara che però uscivano su tutti, quindi il numero di persone che vedevano la scheda era molto più alto. Certo.
Buono. E da lì, questo è un progetto che è partito nel 2008, piano piano si è evoluto e niente, fino ad arrivare alla Federazione Mondiale che 6 anni fa mi disse: guarda, da ora in poi ti vogliamo del tuo staff, perché ovviamente abbiamo molte gare a settimana, ti vogliamo collaborare con te, se ti fa piacere ovviamente a me facciamo... Utilizziamo gli ultimi 10 minuti per le ultime due domande di Rito. La prima è: il viaggio del fotografo è un viaggio alla ricerca della bellezza, fuori e dentro di sé. Sì. Dove è che tu cerchi la bellezza nel tuo lavoro? Ma allora, la cerco sia nel viaggio vero e proprio, cioè nel prendere l'aereo e andare sul luogo di gara, sia durante il lavoro. Allora, la fortuna di questo lavoro è che giro molto. Come ti dicevo, io tutte le settimane sono in giro per il mondo, perché la Coppa del Mondo, cioè praticamente essendoci 6 armi, cioè praticamente tutte le settimane. E girando il mondo ogni anno decidi: ok, qua arrivo un giorno prima e mi vado a vedere questa cosa, oppure là, o se sono a Man vado a Petra, prendo la macchina a noleggio, se siete in un'altra parte vai a vedere delle cascate o l'Ermitage a San Pietroburgo, tutto quello che diciamo di tuo interesse. E ci sono anche cose che fai 2 o 3 volte diverse, perché ci vai in stagioni diverse, perché cambia il calendario, quindi puoi vedere la Piazza Rossa in piena estate o sotto la neve a Mosca. E tutto questo, diciamo, la sera, se sei a Parigi, vai a giro, la vedi Parigi di notte, tutto quello che può somigliare più a un viaggio turistico. E in più c'è quelle sfumature, perché quando te inizi ad andare spesso nelle stesse città, quindi che ne so, io sono 8 volte che vado a Seoul, e quindi è ovvio che a un certo punto se hai voglia di uscire, ti vai a cercare quel particolare che ti sfugge, o quel tipo di cucina che magari non hai ancora provato. E poi il bello è, ripeto, il bello è camminare e osservare appunto come vivono i parigini, come vivono i russi, come si comportano i thailandesi o i kenioti, perché questo siamo riusciti per adesso ancora a non globalizzarlo, è tutto uguale sotto il profilo commerciale, mentre sotto il profilo dell'abbigliamento, di come si vestano, degli orari in cui vanno a mangiare, del rapporto che hanno con i propri figli, della famiglia, è tutto diverso. Io ho scoperto una somiglianza tra la famiglia cinese e la famiglia italiana incredibile, cioè il rapporto genitore figlio, come abbiamo noi in Italia, che diciamo fino a 50 anni sei sempre il figlio, il bimbo come si dice qui a Livorno, e lo stesso vale in Cina. Cioè in Cina il figlio, la famiglia è unita sempre, il Capodanno cinese, il Natale, e per loro è la festa di riunire la famiglia, cosa che magari in Svezia o in Finlandia è molto meno. Non esiste, certo. Ecco, quindi tutte queste cose vai a cercare la vita, vai a cercare quelle emozioni, quel camminare di mano, il fatto che è cambiata la visione, diciamo, dell'aspetto, come posso definirlo, sessuale della vita, nel senso prima non c'era la possibilità di vedere l'amore con occhi diversi, no? L'amore fra due uomini o fra due donne era una cosa che 20 anni fa in giro non vedevi. Io i primi baci, le prime mano nella mano tra due persone dello stesso sesso, mi ricordo, l'ho vista a Barcellona 15 anni fa. Adesso che cammino in qualsiasi città italiana e lo vedo lo stesso, è solo un veder crescere comunque tutto il mondo, cose che prima per alcune parti del mondo erano dei tabù, adesso è cambiato. Ecco, e già da queste piccole cose ti rendi conto dove sei, con che persone hai a che fare, che visione. Il cambio della Russia negli ultimi 20 anni è stato incredibile. Ecco, la fortuna di andarci spesso ti permette di vedere la bellezza dell'evoluzione di quel popolo. Benissimo. Questo è il mio viaggio. E bene, poi sul luogo di gara, la bellezza sul luogo di gara, appunto, sono le emozioni che te riesci ad andare a cercare.
l'urlo di un parente, il bacio della fidanzata, e tutto quello che fa parte della gara, ma non è gesto tecnico, gesto atletico. Gesto atletico bellissimo, bellissimo, secondo me ha una finalità, ecco, dai quarti di finale in poi, dove l'immagine è un po' più pulita, prima che ci sono molto più concorrenti nella scheda, te devi raccontare l'evento, devi cercare il bello lì, scherma, perché a me piace tantissimo, perché quello che per una, a differenza dei 100 metri che vince 99 volte su 100 volte, nella scherma non lo sa mai chi vince quella gara, ogni volta ne vince uno diverso, perché è un mix tra la prestazione atletica, tecnica e mentale. Quindi se quello in un momento mentale particolarmente positivo vince la gara, se è più forte tecnicamente ma in quel momento ha dei problemi, e perde al primo turno, cioè l'influenza e tutta questa cosa nella lettura degli sguardi delle persone che te, ecco perché amo la scherma, la conosci talmente bene che se te vedi quel campione quella mattina che non ha l'espressione da gara, è difficile che vada avanti, e la bravura, la bellezza è raccontarla quell'espressione, che non sarà un'espressione vincente, anzi seguirlo subito, perché se hai la sensazione che sarà, farà presto ad uscire, hai la foto giusta, perché lui, la notizia è che lui è sconfitto, non ha vinto quella gara, e c'è l'espressione di tristezza, di, non, di qualcosa che non andava bene. È bellissima questa cosa, la bellezza, diciamo, del fotografo, cioè secondo me, io sto parlando tutto con quello che provo io, con amici più che un'intervista, che sono le stesse cose che dico regolarmente ai miei collaboratori, cioè non è che noi siamo dei coglioni se andiamo al palazzetto alle 7:30 e la gara inizia alle 8:30, perché in quell'ora di riscaldamento, oltre che preparare l'attrezzatura, il computer, osservi, io dico annusi con gli occhi. Ok, perché dal profumo, dall'odore che percepisci con gli occhi, senti come va quella giornata. Ecco, questo sono io. Tutto bellissimo. Allora finiamo questa intervista con la domanda con la quale io inizio il libro, che è la domanda che mi sono fatto e ancora non ho trovato la risposta, è: perché lo fai? Perché fotografi? È perché, guarda, arrivo in certi momenti dell'anno, e quando finisce la stagione di solito normalmente, che dico basta, non ce la faccio più, devo usare la macchina fotografica, veramente sono in overdose, la odio, ma la odio, ma al 17°, 18° giorno che non la tocco, e mi devi credere, io entro in casa, posso il trolley con l'attrezzatura e non lo tocco, cioè non lo guardo più, è morto, lo lascio lì, lo abbandono, al 17°, 18° giorno mi manca qualcosa, sento questo bisogno di dover prendere la macchina, pulirla, parlarci e andare a cercare qualcosa per me. Ecco, infatti io dico sempre, sarà difficile andare in pensione, perché non c'è una pensione per il fotografo. Non puoi dire basta, non osservo più, non fotografo più, lo fai perché fa parte della tua vita, più scatti, come si diceva prima, e più diventa il tuo modo di vedere, di pensare, di interpretare, per quello vedi sempre meno televisione, perché è un prodotto studiato e pensato prima, okay. Fotografo guarda la televisione per guardare le inquadrature, per guardare il cambio luci, ok? Guardi un conto per capire se saresti stato in grado di prendere il controluce sui capelli del bassista che suona, oppure sulla mano, ok? E ci metto un cross screen o non ce lo metto? Ecco, te stai guardando, almeno io questo sto guardando un concerto, okay? In televisione. E come fai? Come fai a metterti in off, a premere il pulsante off? Sì, puoi trovare un altro hobby, puoi andare a pesca, ma voler riconoscere il pesce d'acqua mentre scodinzola è già quello, è fotografare.
Io mi diverto a volte, cioè il lombrico che metti all'amo è una fotografia. È cioè, vero, se effettivamente chi fotografa non lo fa con la macchina fotografica, lo fa con gli occhi, secondo me, e questo una volta che si entra in quel mondo, poi dopo tutto diventa bello da osservare e da fotografare in un modo o in un altro, secondo me questo. Beh, proprio... io tutto questo l'ho imparato da quello che le persone mi hanno detto che vedevano nelle mie foto con Carolina, che è la nostra, diciamo, che è la nostra conoscente in comune, no? Sì. E lei mi ha sempre detto che vedeva delle cose nei miei scatti che avevamo la stessa chiave di lettura. Ecco, qui mi divertivo, perché dicevo, cavolo, è una che riesce proprio a percepire quello che io ho percepito in quell'attimo. Come dire, il cliente perfetto, il follower perfetto, cioè, avevi fatto centro, avevi colpito il bersaglio, cioè, eri arrivato dove volevi arrivare. Benissimo. Io, per esempio, essendo tra l'altro, poi ti voglio aprire una piccola parentesi perché sì, per me è stata fondamentale, e sono arrivato a un certo punto che non è che fossi stanco dello sport, perché sarebbe bugiardo, ho detto, non si può mai premere off, ma avevo bisogno di nuove esperienze ancora più forti, più diverse, e ho conosciuto il mondo del paralimpico, di cui adesso io sono il fotografo del Comitato Paralimpico Italiano. Uh-huh. E nel paralimpico la prima impressione è sempre molto forte. Dopo un po' è un mondo talmente bello, sia da fotografare, sia da quello che ti regala, perché arrivi a un certo punto dove non vedi più la disabilità, e io mi ritengo una persona fortunata proprio per questo, perché mi ha portato a un livello che io osservo l'atleta paralimpico senza rendermi conto che è paralimpico. Cioè, per me è un atleta, 100%. Mm-hmm. Sì. Con una gamba in meno, però io riesco a prendere il gesto atletico di questo atleta con come se fosse tutto com'è, perché poi la vita è questa. Sì. Si chiama paralimpico solo perché manca un pezzo, come si dice tra di noi in gergo, ma in realtà non manca nulla, il cuore nel salto è lo stesso. Certo. Lo sguardo del successo, l'urlo della vittoria è lo stesso. Diciamo una cosa, l'emozione è la stessa, non cambia niente. Perché ho intrapreso questo percorso e sono molto orgoglioso di far parte del progetto per le Paralimpiadi e tutto? Perché con le tue immagini puoi aiutare qualcheduno che sta a casa ad iniziare a fare sport paralimpico, che questo è l'obiettivo principale del mondo paralimpico. Non conta la medaglia è un punto di visibilità dello sport. Sì. E lo percepisci stando con loro, perché a differenza del professionista che si esce sconfitto da una gara per 3 giorni non emette suoni perché è arrabbiato, e il paralimpico ha perso, ma dopo 2 ore è tutto finito, perché ha una visione della vita diversa, e questa visione della vita in parte io me ne sono, frequentandoli, le ho rubata. E quindi ho anche la volta che sbaglio la foto, perché ci sta benissimo, non ci soffro più come prima. Ti sei goduto il percorso invece che l'arrivo, no? Una bravo, cosa che dici bravo spesso. Ecco, cioè, ecco, mi sono permesso di farti questa piccola parentesi. No, super interessante, molto molto importante. Bravo, perché per i nuovi fotografi, secondo me dovrebbero, visto che cercano sempre di fare qualcosa da fotografare, provare a conoscere lo sport paralimpico, perché fotograficamente e emotivamente ti dà quasi di più dello sport olimpico, diciamo, dei normodotati. Ha delle sfumature, delle cose che per chi è sensibile allo scatto, c'è molto di più da fotografare. Benissimo Augusto, siamo andati... abbiamo fatto più di un'ora di registrazione, sembra che abbiamo iniziato appena a parlare. Sicuramente ci saranno tantissime cose da sapere o da
perseguirti soprattutto, mi perdo le parole. Quindi una domanda che ti voglio fare, se ti vogliamo seguire, dove ti seguiamo? Ma senti, io allora, vabbè, ho la mia pagina Instagram, è Augusto280766, oppure vi potrei dire la pagina Facebook, però la mia personale ha 5.000 follower, quindi non posso accettare più nessuno. C'ho l'altra che è l'Augusto Busy Photography, però non sono un uomo che cura la propria immagine, quindi condivido gli album che lavoro, sennò gli album del Comitato Olimpico, della Federazione, del Nazionale di Scherma, comunque diciamo le foto che più mi divertono io le metto sulla mia pagina Instagram, ma io metto anche foto apparentemente non belle ma che comunque comunicano. L'altro giorno per scherzare mi sono fatto fare una foto a mio figlio che ero in terra sul pavimento col giacchetto, quello che ci lavoro sempre, e il televisore davanti con Azione Schermistica, io che fotografavo, ma non era vero, cioè era per far capire che mi mancava e che e invece, continuavo a allenare. Sì, sì. Quindi, mi piace chiudere l'intervista in questa cosa, la fotografia è divertimento e trovi sempre qualche cosa di divertente se sei positivo, veramente veramente certo. Interessante. Bene Augusto, grazie. Ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e ci sentiamo e magari ti seguiamo nei vari social con le tue prossime fotografie olimpiche. Grazie mille Augusto. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao.